ti manca l'aria. Tranquillo. L'artista romano, oggi 51enne, che ha fatto concerti ovunque in giro per l'Europa, sapete come ci è andato a quei concerti? Con calma. Che in pratica vuol dire in macchina. E sapete perché? Perché ho paura dell'aereo. Una paura, quella di Alex, comune a molti. Quanti anni avevi quando hai fatto il primo volo? 18. E quando hai preso l'ultimo aereo? Il 24 dicembre del 91. E cosa ti ha fatto smettere di volare? La paura di cadere. Mi fa paura già comprare il biglietto. Voglio insegnarti tutto quello che serve perché tu questa paura te la gestisca. Perché qui c'è l'unico simulatore full motion d'Italia. In pratica sentirai tutte le sensazioni che poi devi provare nella realtà. Così. C'è un po' di ansia che monta, però andiamo. Però, Filadelfia, facciamo un volo verso New York. Facciamo il freno. Pronti? No, fe, no. Sì, ferma. Aiuto. Adesso sentirai una vibrazione che è dovuta al terreno che rientra. Una favola. Adesso un motore. E quindi? Stiamo andando con un motore solo. Quindi io con i pedali devo intervenire per tenerlo dritto. Hai capito, Alex? Anche con un motore solo stiamo andando, eh? Siete pronti per l'atterraggio? Prontissimo. Ti vedo con un'altra faccia, eh? Mi sono rilassato, sì. Adesso basta, adesso per oggi basta. Non mi sopporto più. L'indomani, dopo aver testato l'umore di Alex, mi sto cagando sotto. Ed andiamo alla volta dell'aeroporto. Date un documento. Il nostro eroe cede. Alex non emette una sillaba e noi non possiamo fare niente per lui. Finché per fortuna un minimo si riprende. Scusa, un attacco di panico. Bella figura di merda, eh? Ero convinto di salire. Arrivando qui avevo la consapevolezza e anche la determinazione. Soltanto che poi quando siamo arrivati lì è diventato vero. Ero convinto di essere pronto. Che non lo sono. Quanto mi prenderete il culo, mamma mia. Non sono arrivato fino a qui per tornare indietro. Ci riprovo. Qui sì. Ci rivediamo? Sì. Spero di non farvi perdere altro tempo. To be continued. Allora.